Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un ospite particolarmente importante, la dottoressa Elisa Tealdi, che ci illustrerà una tematica molto interessante. Falsi, falsari, falsità, lo strano rapporto tra verità e storia. La dottoressa Tealdi è laureata in lettere ed è in possesso del diploma della scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Torino, quindi è proprio una addetta ai lavori in questo ambito. Inoltre è anche membro del CICAP e quindi penso che nessuno meglio di lei, ecco, possa intrattenerci su questa questione dei falsi, dei falsari e delle falsità. Tematica direi che non solo oggi, ma anche in passato è sempre stata molto attuale, ecco, soprattutto nell'ambito dell'archivistica. Molto spesso ci si imbatte in pergamene che nascondono dei segreti, nel senso che sono contraffazioni, ecco, restando sempre nell'ambito dell'archivistica. In altri termini, per esempio, anche nell'archeologia i falsi sono sempre in numero crescente. E quindi, ecco, affrontare questa tematica direi che ci aiuterà anche forse ad entrare un po' in questo mondo che spesso tende a ingannarci. Io non voglio togliere altro tempo alla nostra gentile ospite che ha accettato di partecipare a questo nostro ciclo del Venerdì di Storia e cedo subito la parola alla dottoressa Tealdi e ancora la ringrazio. Grazie a voi per l'invito. Sì, laureata in lettere, archivista e CICAP, e mettendo insieme il tutto viene fuori una miscela esplosiva che però a me piace molto perché mettere insieme il metodo scientifico e far capire che la storia ha un suo metodo scientifico trovo sia molto interessante. Il metodo scientifico applicato alla storia coniuga bene le due parti che sono in me, cioè la parte più umanista e quella di una che ha fatto in fondo il liceo scientifico e che poi ha sempre avuto interesse per le materie scientifiche ed è anche per questo che si è avvicinato al CICAP. Il CICAP, per chi non lo sapesse, è il Comitato Italiano Controllo Affermazioni sulle Pseudoscienze, nato come affermazioni sul paranormale, poi la storia è andata avanti. Insomma, noi ci occupiamo più che altro di diffondere il pensiero critico e di dare degli strumenti perché si possa indagare intorno a noi sulle notizie e un po' su tutto. Quindi diciamo che questo mio intervento entra perfettamente in questo spirito del CICAP di fornire strumenti critici e di indagare sulla verità. La verità è la storia. Vedremo poi come si evolve la situazione perché i rapporti non sono così chiari sempre. Inizio raccontandovi una storia che mi ha molto incuriosito, è una storia d'archivio. Tempo fa sono andata a una conferenza e ho sentito parlare per la prima volta di Giuseppe Francesco Meiranesio, personaggio curioso, piemontese. Viene da un paesino del Cuneese che si chiama Sambuco, che già come nome, insomma, non è che sia un nome che fa pensare a un posto altisonante e lussuoso. E questo personaggio in realtà è un parroco settecentesco che, come tutti i parroci dell'epoca, aveva delle capacità di leggere il latino, era interessato di storia, di letteratura e quindi aveva anche delle passioni su alcuni ambiti particolari, le monete, poi la sfragistica, quindi i sigilli, e poi le epigrafi latine. A un certo punto della sua vita, io me lo immagino solo e a volte proprio un po' disperato in questa parrocchia con pochissime anime, incominciò ad intrattenere una corrispondenza con l'Accademia delle Scienze di Torino.
E quando si accorse che la sua corrispondenza era molto gradita, al punto che alcuni storici dell'epoca, come Vernazza e Gazzera, incominciavano a chiedergli informazioni su epigrafi, su monete, gli facevano leggere documenti approfittando della sua erudizione, quando incominciò a vedere queste reazioni, non lo so, probabilmente un po' si montò la testa, fatto sta che incominciò a fornire informazioni prima sui documenti che aveva e poi via via a crearne a proposito in base alle richieste di questi storici. Ho avuto la possibilità di leggere il carteggio tra Meiranesio e Vernazza conservato all'Accademia delle Scienze e le richieste sono curiose perché Vernazza chiedeva in modo specifico: non è che per caso ha visto qualcosa che riguarda, che ne so, Saluzzo? E guarda caso, Meiranesio, dopo qualche tempo, riusciva a fornire delle iscrizioni latine o altro proprio esattamente sull'argomento richiesto. Fantastico. Si crearono queste reciproche gratitudini e Meiranesio era felice perché comunque in qualche modo vedeva appagato il suo desiderio di diventare un po' più famoso e Vernazza era ben contento di avere dei documenti a portata di mano. Teniamo conto che all'epoca non era così semplice andare sul posto a vedere, leggere, trascrivere, non c'erano mezzi per riprodurre i documenti, quindi era un'abitudine dell'epoca utilizzare personaggi sul posto e se erano affidabili chiedere informazioni molto particolari. Insomma, a questo punto la situazione sfuggì leggermente di mano a Meiranesio, al punto che su richiesta forniva qualsiasi informazione, ma di fronte alla richiesta di quale fosse la fonte, dove avesse trovato l'iscrizione e come poterla in qualche modo controllare, ha dovuto inventarsi via via delle scuse sempre più ardite, perché le iscrizioni di cui parlava spesso non c'erano, se le era completamente inventate. E iscrizioni che poi sono di questo tipo, delle epigrafi scolpite, molto più spesso simili a quella di destra, quindi quasi illeggibili rispetto a quella di sinistra. E visto che il modo classico per ricavare le informazioni dalle iscrizioni è quello di fare come si fa nei gialli, quando c'è il notes su cui è stato scritto un messaggio, si strappa la prima pagina per recuperare cos'era stato scritto. Nei film vediamo sempre che si passa la matita sopra, sperando che appaia improvvisamente la scritta del foglio che è stato tolto. Ecco, nelle epigrafi si fa la stessa cosa, si appoggia sopra un foglio e poi col carboncino, facendo molta attenzione, si cerca di far emergere, in base alle profondità della scritta, quello che c'è scritto. In Accademia ce ne sono molti di fogli di queste trascrizioni. Insomma, non era così difficile falsificare questi fogli che lui inviava effettivamente agli storici. Ma a un certo punto, possibile che nessuno potesse mai vedere l'iscrizione che lui aveva ricavato? Inventava scuse della serie. Non c'è più, si è rotta, sono ritornata su quel posto, ho trovato le briciole, qualcuno l'ha utilizzata per farci un altare, qualcun altro. Insomma, le scuse erano sempre più assurde, al punto che, nonostante la fiducia, nonostante il rapporto che ormai si era evoluto nel tempo, Vernazza a un certo punto, in una lettera, chiede: ma non hai qualche altra prova per dimostrare che queste iscrizioni sono vere? E a questo punto Meiranesio fece il gesto, secondo me, che lo rende l'eroe dei falsari. Si inventò una fonte secondaria, ma molto antica, un testimone, tale Dalmazzo Berardengo, personaggio totalmente inventato, non è mai esistito, di cui lui inventò tutta la biografia. Disse che era nato nel 1414, qui vedete è una parte dello scritto che poi Vernazza pubblicò con la biografia di Dalmazzo Berardengo. Si inventò tutto, il nome della madre, del padre, gli studi, la vita, le opere. Questo gli permise però di avere una fonte
a cui attingere, una fonte immaginaria, a cui attingere e da far di riferimento a chi chiedesse dove avesse ricavato certe informazioni. Perché a questo punto poteva dire, era un'iscrizione che già era stata vista da Dalmazzo Verardengo, ma che poi è andata distrutta. Quindi, dal mio punto di vista, è stato geniale. E la cosa però assurda è che è passato quasi un secolo prima che si mettesse in dubbio si mettessero in dubbio le trascrizioni delle epigrafi di Meiranesio, al punto che se voi cercate in internet troverete che nella storia locale del Piemonte e della Liguria ci sono ancora tracce, nelle storie, per esempio sui siti, di questo fantomatico Meiranesio o del codice Berardengo, che sono comunque una bella old fake, come mi piace chiamarlo, perché comunque non sono mai esistiti. Anche il grande Casalis, da cui tutti abbiamo tratto notizie di storia locale, lo stesso Casalis cadde nell'inganno, metteva già in dubbio, perché siamo già nel 1836 e dintorni, metteva già in dubbio il Meiranesio, ma ancora lo citava come unica fonte. Quindi è una testimonianza che nel tempo un falsario che ha avuto decisamente successo. Perché tutto ciò? Qual era lo scopo? Non ci guadagnò praticamente nulla, continuò a vivere a Sambuco, a fare il parroco fino alla morte. Probabilmente fu gloria, semplicemente per la volontà sua di riscattarsi, di farsi vedere erudito, di poter scrivere e comunicare con personaggi che riteneva di livello elevato. E quindi da questo punto di vista diciamo che ha fatto danni perché è riuscito comunque a inventare cose che sono rimaste nel tempo, ad esempio anche le prediche di San Massimo di Torino, metà delle omelie sono ricavate dal codice Berardengo e quindi bellamente inventate, o perlomeno in parte magari documenti c'erano, ma molto rielaborate da Meiranesio. Quindi cosa possiamo dire di lui? Secondo me è geniale, però un classico falsario, falsario doc. A questo punto ci si chiede però quale sia la definizione vera di falso, perché è facile, falso è ciò che non è vero, non è autentico, può essere contraffatto, può essere falsificato, può essere verosimile ma non vero e una volta che sia provato, il falso lo riconosciamo. In storia, però, e non soltanto in storia, ci sono delle sfumature diverse tra autentico e vero. E questo è importante perché nel parlare comune spesso sono sinonimi, mentre se si parla di documenti indicano due cose diverse. Perché autentico è un primo livello, diciamo, di verità, se vogliamo essere così. A dire così, ad esempio, un documento può avere tutte le caratteristiche, può essere con la carta giusta, l'inchiostro giusto, a vista sembrerebbe appartenere a un certo periodo, è firmato da un determinato autore, può anche essere dotato di sigilli e di tutti quegli elementi che lo rendono valido, però potrebbe non dire il vero, quindi non contenere delle notizie vere. Quindi è un documento autentico, ma potrebbe non essere vero. Il livello superiore di verità è quello appunto del vero, che unisce alle caratteristiche del documento autentico anche il rispetto della realtà, dei fatti che vengono descritti. Quindi è conforme alla realtà e parla di fatti che sono realmente accaduti. E in quel modo in cui vengono descritti. Sembra banale, ma in alcuni casi questa distinzione fa la differenza proprio tra far diventare un documento una fonte della storia oppure semplicemente lasciarlo in archivio tra i documenti. Qui un po' di esempi con dei dubbi. Il primo documento sulla sinistra è un'immagine della mitica donazione di Costantino, che è il documento
diciamo, falso per eccellenza, ma anche forse il più famoso, perlomeno in ambiente in Occidente, ecco. E non ne parlo, non approfondisco perché tanto di informazioni sulla donazione di Costantino se ne trovano in ogni dove, e in più ne ha parlato Barbero in modo così chiaro che chiunque ne parli dopo ci fa comunque una figuraccia. Quindi vi consiglio di andare a cercarvi la conferenza di Barbero su Costantino, in cui parla anche della donazione. In questo caso, quel documento è su un supporto che potrebbe essere dell'epoca per cui si dice sia stato fatto, ha una scrittura che potrebbe essere credibile, dice però cose, ha un contenuto che contiene molti errori, la donazione di Costantino. Quindi è uno di quei casi in cui è un documento a tutti gli effetti falso, però a prima vista ha molti crismi dell'autenticità. Poi andando a scavare, a cercare, si trova che in realtà è un falso. In alto, quello bianco, invece, è un documento che è il classico esempio di documento autentico, ma possibilmente, probabilmente, forse falso. E è curioso perché è paradossale. Il suo nome è un'autentica, perché è un'autentica di reliquia. Allora, pur chiamandosi autentica, pur avendo tutti i crismi della validità, compreso il sigillo, le firme che ci devono essere, scritto con le formule giuste, però è una testimonianza di una tradizione, ma alle origini della la prima autentica della reliquia non ha nessun valore di controllo sul fatto che quella reliquia sia davvero l'osso di Sant'Antonio. Quindi la certificazione dell'autentica testimonia che quel giorno è stato detto, è stato scoperto quell'osso e si stabilisce che è di Sant'Antonio. Dopodiché potrebbero esserci dei documenti che lo comprovano oppure no, ma nel tempo i vescovi continuano a riprendere la precedente autentica e magari a distanza di 100 anni la rinnovano, ma la verifica del fatto che quella reliquia sia davvero quel che dice di essere non viene praticamente fatta. Quindi si chiama autentica, ma in realtà c'è il dubbio, non si può sapere se dica cose vere o cose false. L'ultimo in fondo è una copertina, una parte di una porzione di copertina della Domenica del Corriere, che parla invece di un documento di cui vi parlerò più nei particolari dopo, che è un falso dimostrato, cioè i diari di Mussolini. E qui anche con tutta una storia di falsari molto accurata che per 20 anni ha tenuto banco, 20 anni e più, perché l'ultima volta che se ne è parlato sui giornali è nel 2015, per cui ha tenuto banco per molto tempo sui giornali e in TV. Allora, un altro caso che è curioso, andiamo un po' in ordine di tempo per falsari, mettiamola così, perché si parla di documenti più antichi rispetto a quelli di Meiranesio, però come tipo di falso ci spostiamo di un po' di tempo. Non so se qualcuno ne ha sentito parlare, è qualcosa che se si è magari sardi o se si lavora in archivi di quel periodo lì, è facile che se ne sia parlato. C'era anche Umberto Eco che anni fa ne aveva scritto un saggio proprio su questo argomento. E anche questo, cosa molto curiosa, le carte di Arborea. Arborea è stato, ce ne sono due di Arborea in Sardegna, una che poi si è trasformata in Mussolinia, l'altra che invece era un distretto politico, fantomatico, di cui non si sa praticamente nulla, e che, secondo la tradizione di queste carte, dovrebbe essere proprio testimoniato in questo, proprio dal contenuto di queste carte.
Allora, queste carte vennero trovate nel 1845 e incominciarono a circolare un po' per volta a partire dalla biblioteca e archivio di Cagliari. La storia racconta di un frate che ha trovato un pacchetto di carte con addirittura 40 documenti che coprivano, curiosamente, stranamente, tutti gli ambiti possibili di un territorio. Quindi c'erano documenti letterari, documenti giuridici, documenti contabili, quasi come se in quelle 40 carte trovate si volesse dare una dimostrazione di tutta la vita di un distretto politico. Questa cosa capitava giusto a proposito, in un periodo in cui la Sardegna, entrata ormai all'interno dello Stato sabaudo, aveva desiderio di conservare una sua identità, quindi sia di lingua sia di storia, cercava di trovare delle notizie che dessero conferma alla sua antichità e al suo valore anche politico antico. In modo particolare, si parlava con molto entusiasmo della scrittura e della lingua tardo medievale, il sardo tardo medievale, lingua di cui non si erano mai trovate tracce e che avrebbe consentito di vincere, diciamo, il primato della lingua più vicina al latino, che era detenuto all'epoca dalla lingua parlata in Romania, che comunque conserva molte caratteristiche del latino. Quindi c'era, insomma, diciamo un po' questa, chiamiamola, lotta, rivalsa. Insomma, sarebbe tanto piaciuto trovare delle testimonianze di questa lingua. Queste carte vennero appunto via via distribuite da questo sacerdote, da questo frate, e gli studiosi incominciarono a trovarle molto interessanti perché sembravano proprio la testimonianza del mitico personaggio di cui in Sardegna si parlava da sempre, cioè di Eleonora d'Arborea, che sarebbe dovuta vivere, perché anche su questo non si è certi, non si è certi che sia proprio, avesse quel nome e fosse proprio quel personaggio, però se ne parla come di un personaggio vissuto, come ho messo nella slide, tra il 1347 e il 1404. Insomma, a farla breve, questi documenti vennero mandati, tanto per cambiare, all'Accademia delle Scienze di Torino, perché era il punto di riferimento per gli studi storici in quel momento, e per farli esaminare. All'interno dell'Accademia delle Scienze ci fu subito un grande entusiasmo. Baudi di Vesme, in modo particolare, sposò subito la causa di chi glieli aveva presentati, dicendo: no, sembrano proprio veri, la scrittura è quella giusta, fantastico, bellissimo, però prima di poter dire sono veri assolutamente, pensarono di fare un passo successivo, che era il passo classico dell'epoca, cioè rivolgersi al più grande studioso di documenti, cioè a Theodor Mommsen in Germania, che mise su una commissione vera e propria per indagare sulla verità o falsità di questi documenti. Una commissione a Berlino formata da esperti di storia, da esperti di scritture antiche, di inchiostri. Non si andava ancora molto a fondo negli studi chimici perché non era l'epoca. Oggi gli inchiostri vengono studiati chimicamente, anche la carta. Però intanto erano esperti che potevano già dire molto vedendo un documento e osservandolo da vicino con la lente di ingrandimento, eccetera. Peccato che la commissione di Berlino, immediatamente, cioè dopo pochissimi giorni di studio, incominciò a diffondere il dubbio che fossero falsi. Teniamo conto che Mommsen era molto rigido nelle sue valutazioni e a lui piaceva sostenere, e tutto sommato non sono così contraria, che i documenti, se non sono ritenuti totalmente veri,
sono falsi. Quindi non c'è una via di mezzo, non c'è un qualcosa che potrebbe essere vero ma non lo è. Se è vero e si riesce a dimostrare, è da ritenersi vero. Un documento che non passa l'esame totalmente è da considerarsi falso. Poi magari a distanza di tempo qualcuno lo riprenderà e con altri sistemi potrà fare ulteriori esami. Questo fece sì che tutte le carte di Arborea venissero considerate false, anche se magari in mezzo qualcosa di vero poteva anche esserci. Nacque una diatriba immensa tra Mommsen e l'Accademia delle Scienze, c'è il carteggio di questi litigi conservato in Biblioteca Reale a Torino. Insomma, non se ne venne. L'unica cosa che ottenne Baudi di Vesme è che la relazione di Berlino non venisse pubblicata. Quindi diceva bene, accettiamo il fatto che non sia vero, però per piacere non pubblicatela, teniamocela come indiscrezione tra di noi e finì lì. L'aneddoto finale di questa storia è che quando Mommsen andò a Cagliari per fare una visita, perché era uno studioso comunque di antichità sarde, durante la festa, durante la serata in cui si presentavano i suoi studi, ebbe l'ardire, direi, di sostenere che Leonora d'Arborea non fosse mai esistita. Quindi ci fu veramente una sollevazione di popolo, indignati, al punto che il giorno successivo, sul giornale locale di Cagliari, comparve una lettera a firma Eleonora d'Arborea, ovviamente scritta da un giornalista, in cui si invitavano i tedeschi, presenti sull'isola a occuparsi degli affari loro. Quindi si chiuse così questa esperienza di Mommsen a Cagliari. Anzi, si concluse ancora peggio perché andò a fuoco lo studio di Mommsen dopo qualche tempo e sparirono anche le copie che lui aveva fatto e le trascrizioni di questi documenti. Quindi una damnatio memoriae totale. Quindi tiriamo le prime somme. Mi è sempre piaciuto associare alla storia l'idea del setaccio, il cercatore d'oro, perché secondo me lo storico un po' fa questo, no? Cerca i documenti, deve valutare quali sono quelli buoni che possano diventare fonti e mette in gioco tante caratteristiche. Quindi deve vedere se hanno il supporto giusto, l'inchiostro giusto, il contenuto, le date, insomma. E poi se ci pensiamo, la parola setaccio ha un sinonimo che è il vaglio. Ormai è poco usato questa parola, però noi usiamo molto il derivato vagliare, che è una parola, un verbo caratteristico dell'esame, non soltanto in storia. Quindi, quando si fa una valutazione, si vagliano delle ipotesi e è un setaccio, si setacciano. Quindi, mi piace molto pensare che la storia, per arrivare alla verità, passi attraverso un setaccio, i suoi documenti, e tenga solo quelli buoni. Perché, in fondo, come diceva Bloch, grande storico, un documento prima di diventare fonte è solo un fatto. Quindi non è il pensare che uno ha trovato un documento, per quanto interessante, da solo non mi dice nulla. Un professore di storia medievale di Torino, Giuseppe Sergi, durante un seminario anni fa, diceva: io per scrivere un libro di storia, per ogni libro, per ogni saggio, passo almeno 500-800 documenti per un solo testo. Quindi un'opera grande di setacciamento, no? E quindi vagliare i documenti. Il metodo storico, quindi, è un metodo scientifico. Non sto lì a indicare tutti i passaggi, però se voi lo confrontate con le classiche tabelle che trovate in rete sul metodo scientifico classico galileiano, vedete che i passaggi sono gli stessi. Si parte da un'ipotesi, ovviamente non si fanno gli esperimenti perché non è materia di esperimento, però si confrontano le fonti, le
contestualizzano, si vede se appunto la fase del setaccio, se poi l'ipotesi è confermata, si procede con una teoria, il confronto e la pubblicazione. Se l'ipotesi non è confermata, o si cambia completamente ricerca, oppure si riparte da capo a cercare altri documenti. Quindi in questo sta la parte scientifica critica. Il metodo è una metodologia basata sul dubbio che quella sia proprio la verità. Quindi il rapporto con la verità va avanti, no? In questo senso. E il metodo storico e collaborativo utilizza tanti amici, anzi è necessario che li utilizzi e che collabori con loro. Più di altre discipline, la storia non può fare a meno di altri specialisti di ogni tipo, dall'entomologo al chimico al geografo, e qui ne ho messi alcuni, ma ce ne sono ancora altri a cui uno non pensa. Ma è fondamentale la collaborazione. E se voi notate, spesso i falsi non si scoprono proprio perché non si è chiamato l'esperto giusto. È un po' come nel CICAP, che finché non si sono chiamati i maghi a valutare i maghi truffaldini, quelli che dicevano che avevano grandi poteri, non si è riuscito a capire che trucchi stavano usando. Quindi per ogni disciplina c'è un esperto giusto. Esempio molto più recente è quello dei diari di Mussolini. Facciamo proprio un salto nel tempo, però è un altro ottimo esempio di falso, in questo senso che ha avuto una sua conclusione anche processuale, perché nel dopoguerra sono stati creati questi volumi, ben 30 volumi di diari, da due donne di Vercelli che erano appassionate del periodo fascista e avevano incominciato prima a copiare la calligrafia di Mussolini e a distribuire queste finte lettere agli amici, così i nostalgici, il giorno dopo la fine della guerra, e che avevano voglia di avere qualcosa che sembrasse di Mussolini. Partendo da lì, si sono fatte prendere la mano, hanno incominciato a pensare che avrebbero potuto, e qui dietro c'è, abbiamo visto, la gloria di Meiranesio, motivi di identità per le carte di Arborea, qui salta fuori una ragione commerciale. L'idea era quello di poterli vendere questi documenti, di poter vendere i diari e diventare ricchi. Quindi incominciarono con molta cura, a imitare la scrittura, a cercare la carta giusta, a trovare dell'inchiostro, insomma, studiarono per bene la faccenda. Quando la notizia uscì, che appunto fu nel 57, pare che fosse già da una decina d'anni che le due donne si erano impegnate a scrivere i diari. E quindi, al momento in cui le resero pubblici, dissero di aver trovato ben 30 volumi e che fossero stati in qualche modo verificati, autenticati da Vittorio Mussolini, dal figlio di Mussolini. Infatti, la famiglia si schierò in vario modo rispetto ai diari, perché si pensava che qualcosa fosse rimasto di Mussolini, non si sapeva che cosa, quindi poteva anche essere credibile. 30 forse erano un po' troppi. Ad ogni modo, per un po' andò avanti questa la ricerca della verità sui diari. Poi le due falsarie, che erano state anche aiutate da un grafologo, tra l'altro, confessarono, poi ritrattarono, poi insomma, alla fine ci fu un processo e negli anni 70 vennero comunque dichiarate colpevoli. Nel frattempo, però, la fama dei diari si diffuse al punto che ancora negli anni 80 erano sul mercato, perché non tutti furono sequestrati, erano sul mercato e vennero proposti al Times per la pubblicazione, che li rifiutò. Poi negli anni 90 vennero proposti all'asta da Sotheby, che si rifiutò, e
dicendo che erano falsi. Quindi la prima dichiarazione ufficiale e, diciamo, internazionale fu quella. Nel 2004 vennero proposti ancora alcuni di questi diari all'Espresso, ma si va avanti così, cioè ci passò Feltrinelli, ci passò l'Espresso. Nel 2011 vennero ancora citati come veri durante un'intervista da Dell'Utri, e nel 2015 venne pubblicato uno di questi diari del 1942 col dubbio che possa essere vero o no, perché potrebbe anche essere uno dei diari veri di Mussolini, di cui non si sa nulla. Come diceva Umberto Eco, dice, si è creato così tanta polvere intorno a questi diari che è un po' come gridare al lupo il giorno in cui si troveranno. Non si saprà fin dal principio se siano veri o se siano falsi. Quindi questo è un altro caso di falso, un falso che è nato per motivi commerciali, che travalica però addirittura la dichiarazione di falsità e un processo, quindi travalica il momento giudiziario. Vennero scoperti, comunque venne scoperta la falsità soprattutto per la carta, perché l'esame chimico dimostrava che la carta era successiva al 45 come produzione e così l'inchiostro. Mentre per la calligrafia è un ottimo falso, cioè da fare i complimenti alle due signore, al grafologo, perché effettivamente erano molto simili al vero. Giusto per non far torto a nessuno, altri diari famosissimi sono quelli di Hitler. Qui divenne ancora più eclatante la presenza di questi diari, perché venne, diciamo, preso in giro uno dei giornali più importanti, cioè Stern. Murdoch ci mise dei soldi per acquistarli, si basò sulla definizione di uno storico che all'inizio li aveva comunque definiti come veri. E poco prima della presentazione, la polizia scientifica, che aveva avuto il compito di indagare su alcune parti di questi diari, li dichiarò falsi. Quindi diciamo che in questo caso, anche qui nato per motivi commerciali, ci furono molte persone che persero la faccia in questa situazione, perché appunto lo storico che li aveva dichiarati autentici, Murdoch che aveva si era esposto economicamente, Stern che aveva annunciato la pubblicazione, quando poi l'analisi della polizia scientifica rivelò degli errori grossolani. E uno di questi ve l'ho messo qui perché e sono le cifre. Se voi guardate le cifre in lettere gotiche, vedete benissimo che sulla copertina di questi diari c'erano stampate queste, le iniziali, quindi Adolf Hitler. Posso capire che la H non sia di facile lettura per uno che non conosce la scrittura gotica, ma la A mi pare chiara. Ebbene, in questi diari falsi, chi aveva prodotto la cifra si era sbagliato e aveva utilizzato quella sopra, che in realtà è una F. Soltanto che la linea minuscola che porta verso il basso la chiusura della lettera gotica era stata interpretata come la parte finale della A. Quindi addirittura lo storico, tale Trevor Roper, che aveva dichiarato l'autenticità, non si era reso conto di questa enorme falsità che tutto sommato era evidente in copertina. Cosa c'è dietro tutto ciò? C'è il fatto che questi diari furono presentati a Stern da un giornalista conosciuto, che e pare che Stern, cioè chi di Stern accettò questa proposta, non sapesse che questo giornalista in realtà era un fanatico nazista, collezionista. Quindi si basò sulla fama da giornalista e non sulla sua storia, questo almeno dicono, poi magari invece sapevano benissimo che era un collezionista e magari hanno considerato validi i diari proprio per quello. Era venuta fuori una storia
fantastica di un aereo precipitato che portava una cassa di documenti di Hitler, eccetera, eccetera. L'altro errore, diciamo, evidente, se vedete le due firme, io non sono una grafologa, però mi sembrano molto diverse, quella sopra e quella autentica di Hitler, quella sotto, quella falsa. Insomma, anche questo, chi vide questi documenti non si accorse di questa differenza. Boh, strano, ma così. Particolare finale, le copertine erano di una finta pelle che aveva delle componenti in plastica, quindi non poteva assolutamente essere dell'epoca di cui diceva di essere, senza poi considerare errori cronologici nel contenuto, eccetera. Questo per dire, arrivando verso la conclusione, che il rapporto tra storia e verità è molto complesso, ovviamente. Ed è basato comunque sul percorso di ricerca che fa lo storico, che deve almeno avere queste due caratteristiche: rispettare le regole, che vuol dire non dare per vere cose false, attenersi alle sue conoscenze, controllare che il contesto dia veridicità a quel documento, e dall'altra parte, anche se parte con delle teorie e vuole verificarle, non insista nel voler a tutti i costi ottenere risultati positivi per quello che voleva ottenere, ma la capacità di abbandonare i suoi presupposti nel caso in cui trovi dei documenti che dicono il contrario. Questa è una cosa molto tipica di tutto, di tutte le scienze, e anche se parliamo del fake news, del complottismo, si basano molto su questo principio, cioè sullo scegliere come prove soltanto quelle che confermano la teoria che c'è alla base, no? Si chiama cherry picking, proprio il cogliere la ciliegia. Invece di prendere tutto quanto e di verificare tutto, si va a raccogliere soltanto quello che interessa. Quindi, sacrosanta conclusione, la verità della storia sta nel percorso e non nella meta. Anche questa è una frase di Bloch. Quello è, quindi la verità sta lì e ciò vuol dire che si passa anche attraverso i falsi, perché non è detto che un documento falso non possa essere utile per la storia. Per dire, la donazione di Costantino, che è stata scritta, ormai si sa con certezza, nell'VIII secolo, pur avendola datata nel documento molto di qualche secolo prima, ha un senso proprio perché è nata in quel momento, proprio in quel momento in cui si voleva fortemente dichiarare il potere temporale del Papa. Quindi, pur essendo un falso, è importante studiare quel falso e collocarlo in quel contesto perché ha un senso proprio perché è nato lì. La stessa cosa alle carte, ad esempio, di Arborea. Non è un falso nato a caso. Ha un senso e permette di studiare l'atteggiamento, ad esempio, psicologico, sociale della Sardegna in quel momento storico. Quindi anche i falsi possono essere come dire, una fonte. Quello che importa, giusto per chiudere un po' in leggerezza, quindi tutto questo discorso della veridicità del percorso è un po' come l'etichetta che noi troviamo sui prodotti, no? Qui sono dei limoni, ma classico è quello della macelleria, no? Uno va a prendere il pezzo di carne, c'è scritto dove è nato il vitello, dove è stato allevato, dove è stato macellato. I limoni lo stesso. Da questa etichetta io so dove è stato prodotto, dove è stato confezionato e tutte le sue caratteristiche. I documenti devono conservare questa filiera lo stesso. Quindi la storia, in questo percorso sta la verità della storia. Quindi la bocca della verità ha simbolo di questa cosa. La storia spiega, non inventa, che in fondo è il sunto di tutto quello che abbiamo detto questa sera. E chiudo qui. E vi ringrazio molto per l'attenzione.
Se ci sono domande che mi volete fare, sono a disposizione. Io direi che questa lezione è stata più che esauriente. I casi che lei ha riportato come esempi, no, diciamo, di falsi storici notevoli sono veramente di grande rilievo. Io ricordo, ad esempio, quando ci fu il caso di questi diari di Hitler, ecco. Io sono sempre stato appassionato di storia, ricordo che la cosa appassionò anche me. E mentre ascoltavo la sua relazione, mi è venuto in mente che effettivamente anche nell'ambito dell'archeologia i falsi sono sempre esistiti e su essi si sono anche costruite delle storie, delle teorie. E attualmente abbiamo soprattutto nei luoghi dove abbondano i ritrovamenti archeologici, dei falsari che sono veramente in gamba, perché Ah, questi certo. studiano la chimica e sono in grado di riprodurre con certezza, con precisione ed esattezza vasi, oggetti in metallo che effettivamente possono indurre in inganno anche l'archeologo più esperto. Mi viene in mente una cosa, che in Piazza Savoia l'obelisco che è stato eretto è un clamoroso falso, perché i caratteri geroglifici sono stati inventati in un'epoca in cui ancora la scrittura Certo. geroglifica era appunto stata appena scoperta o comunque non ancora, insomma. Ecco. Quindi questo gusto per il falso probabilmente ha anche un suo fascino, Sì, presumo. ma recentemente ho visto un documentario su Netflix che parlava dei mormoni e io ne sapevo poco o niente e ho scoperto che anche lì, a parte che è una religione molto recente, ma c'è stato un caso clamoroso di un appartenente ai mormoni che per soldi e per rinforzare la credibilità aveva inventato dei ritrovamenti di lettere del fondatore e è andato avanti per anni a farsi sovvenzionare dalla chiesa mormone per questi documenti che in realtà aveva scritto lui. Quindi diciamo che copriamo con i falsi tutto lo scibile e tutte le discipline. Si vede che c'è un po' il gusto, penso un po' quello di Meiranesio, di un po' di prendere in giro gli storici o di farsi anche valere in un mondo, un po' del mondo accademico, ci sia un po' questo gusto. Poi altre volte degli interessi, ovviamente. Poi vediamo tutti i giorni dove, insomma, falsità, bugie, bufale sono nel quotidiano, no? Sì, certo, oramai anche con questi mezzi social, come si chiamano oggi, è facilissimo inventare delle cose e renderle anche credibili, Ah, perché certo. si può manipolare un filmato, si può manipolare un discorso. Insomma, mi hanno detto che bisogna anche stare attenti alle telefonate dei telemarketing, perché questi sembra che registrino la telefonata e se si coglie un elemento che può sembrare affermativo, può essere prodotto come prova che uno accetta di comprare il prodotto. Ecco. Sì. C'era uno sketch tempo fa, non so più di quale comico, che faceva proprio questa cosa del voler dare delle risposte che non fossero sì al telemarketing e si inventava delle parafrasi assurde pur di non dire sì perché nessuno potesse cambiargli il contratto. Sì, era come quel gioco che si faceva da bambini, che non bisognava dire Esatto. o sì o no, ecco. In effetti sono espedienti questi che anche chi falsifica il denaro, ecco, rientra in questo ambito. Ah E no, ci sono certo. sali di denaro che sono veramente in gamba, che sono veramente. Veramente, ma infatti è l'abilità che incuriosisce. Cioè io sono rimasta affascinata da Meiranesio che è riuscito a incantare tutti per un secolo. Poi io, avendo visto questo manoscritto di Vernazza che racconta la storia del personaggio mai esistito, dico più di così, ma cosa vogliamo? Meraviglioso. Anche perché comunque Vernazza all'epoca era uno studioso di spessore, di calibro, e
evidentemente si è lasciato incantare anche egli da queste storie. Era un po' ingenuo, bisogna dire. Io ho riordinato il fondo archivistico di Vernazza e tutta la sua corrispondenza. Era uno che, insomma, se gli si raccontavano le cose per bene, ci cascava abbastanza. Però comunque era autorevole in quel campo. Poi studiava qualsiasi settore della vita piemontese, dai tipografi ai teatri, ai poeti, alla storia locale. Cioè, veramente era il classico erudito, come si diceva una volta, di questi studiosi che sapevano un po' di tutto, ecco. Certo. Dottoressa Traldi, io non ho parole per ringraziarla. Non Grazie a voi. dico solo relazione, ma anche lezione a questo punto, perché ci ha trasmesso delle cose veramente importanti, veramente interessanti e soprattutto sotto il profilo dell'oggettività e della scientificità. Ecco, e direi che questa è una cosa veramente importante, soprattutto chi come noi studia la storia, Eh ecco, certo, perché sì. studiando la storia, ce l'ha detto lei prima, il margine tra il vero, l'autentico e il falso in genere è sempre molto labile. Certo, sì. La ringrazio di questo suo intervento, spero di poterla riavere in altre occasioni, Ma volentieri. ci illustri le cose importanti, interessanti che lei conosce così bene. E ringrazio anche gli ascoltatori e auguro buona serata a tutti e vi rinvio al prossimo appuntamento. Grazie di tutto, buona serata.